Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati e buona domenica. Eccoci qua di nuovo ad osservare 5 articoli scelti per voi in questo inizio di 2021. Dopo il video riguardante San Valentino, oggi ci concentriamo su 5 libri. Al primo posto abbiamo il numero 1 più venduto nella sezione libri di Amazon, che uscirà ufficialmente il 10 febbraio. È ovviamente il libro che tutti stanno aspettando, perlomeno qui in Italia. Ed è il libro Il Sistema di Luca Palamara e Alessandro Sallusti. Saprete benissimo del problema che è scoppiato lo scorso anno riguardante la magistratura, il magistrato Luca Palamara, che in questo libro racconta, ecco, tutti i giochi di potere, gli inganni, i tradimenti e tutto ciò che può avvenire all'interno di un mondo di potere di così alto livello e che viene tirato fuori dall'abile giornalista Alessandro Sallusti in una intervista libro che documenta una delle pagine più brutte e più sconcertanti del mondo giudiziario italiano. Sicuramente un must per chi vuole addentrarsi in giochi di potere, chi vuole addentrarsi nella conoscenza di un mondo oscuro e più, e che purtroppo regola molte delle vite di noi. Quindi sicuramente da segnalare Il Sistema di Sallusti e Palamara, edito Rizzoli. Al secondo posto invece una storia americana. Ovviamente l'anno nuovo è iniziato con la nuova presidenza americana, che volenti o nolenti rende quest'anno particolare, perché cambia completamente la politica intrapresa dagli Stati Uniti negli ultimi 4 anni. Dalla presidenza Trump si passa alla presidenza Joe Biden, quindi cambierà tantissimo all'interno degli Stati Uniti e di conseguenza in tutto il mondo. E questo libro racconta un po' come Joe Biden e come Kamala Harris, la sua vice, siano arrivati alla Casa Bianca, partendo fino dagli albori, dagli anni 70, quando Joe Biden diventò per la prima volta senatore. Racconta un po' le loro vite anche per capire un po' meglio, al di là della facciata, ecco, cosa veramente hanno fatto nella loro vita questi due personaggi. Al terzo posto invece abbiamo un romanzo, 365 giorni senza di te, di Anna Campani ed è Raffaella Di Girolamo. Un romanzo d'amore che potrebbe quindi essere in tema con l'attualità, San Valentino che si sta avvicinando, parla di questo. Di questa separazione, appunto, lunga 365 giorni, che contraddistinguerà la storia, ecco, di questi due amanti che si lasciano, decidono di dare uno stop alla loro storia e, per scoprire poi se dopo 365 giorni si riuniranno oppure no. È un libro molto venduto già e che prende spunto dalla serie, dalla fanfiction dei Dreamer. Okay. Quindi per i più anche adepti interessati, ecco, può essere un bellissimo anche regalo per San Valentino. Perché comunque, insomma, senza fare spoiler, è comunque una storia d'amore. A quarto posto abbiamo un altro romanzo, stavolta che riguarda però il gioco, il numero uno più venduto in giochi e quiz, addirittura. La regina degli scacchi, un bellissimo libro perché riguarda, una storia di rivalsa di questa ragazza che, rinchiusa all'interno di un orfanotrofio, trova come via di salvezza, ecco, il gioco degli scacchi. Quindi bellissimo per chi è interessato a storie di rivalsa, di rivincita attraverso il gioco, attraverso le capacità intellettuali. Questo sicuramente può essere un libro da regalare anche a vostri amici e che riprende, ecco, anche in questo caso una serie, una nota serie di Netflix. Al quinto ed ultimo posto abbiamo Michael Connelly, uno ormai degli autori più importanti a livello mondiale, che se ne esce dal 19 gennaio con questo nuovo libro, La fiamma nel buio, un tipico poliziesco, fiction poliziesco, dove ovviamente c'è il protagonista, questo Harry Bosch, che in seguito alla morte di colui che era il suo mentore all'interno della vita poliziesca di Los Angeles, della LAPD,
Si ritroverà, ecco, immerso nella solita azione, ricerca dei colpevoli, di innumerevoli colpevoli, con storie che si intrecciano nel passato di 20-30 anni, di persone già conosciute e che erano precedentemente insospettate. Tutti questi libri sono la selezione di, per questo inizio 2021, 5 libri tutti molto desiderati, come potete vedere anche dalle molteplici recensioni. Tutti presenti sia in copertina flessibile, sia in formato Kindle e in alcuni casi anche sotto forma di audiolibro, quindi se aderite ad Audible potreste ritrovarli anche sotto forma di audiolibro. Tutti in disponibilità immediata, a parte il primo che abbiamo fatto vedere, il sistema, che però è il libro forse il più preannunciato di questo 2021, il più richiesto di questo 2021, già praticamente sold out prima della sua uscita reale, che arriverà il 10 febbraio. Quindi queste erano le nostre scelte, fateci sapere se voi ne avete fatte altre, oppure se avete già uno di questi libri e quali saranno quelli che invece vorrete sicuramente acquistare in questo 2021. Io vi ringrazio, vi auguro una buona domenica, vi mando un saluto, cliccate la campanellina, iscrivetevi al canale, ciao!